Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. In questa lezione ci occuperemo di controllare le compatibilità tra macOS X Catalina e Studio One. Infatti con l'aggiornamento di macOS X Catalina ci troviamo di fronte a diverse problematiche. Queste derivate proprio dal tipo di autorizzazione e dal tipo di protezione che Catalina possiede nei riguardi delle applicazioni, non soltanto quelle riferite alle installazioni, ma anche quelle soprattutto riferite all'utilizzo delle componenti del computer da parte di applicazioni di terze parti. Per cui ogni applicazione dovrà essere autorizzata dal sistema operativo ad accedere a tutte le periferiche collegate al sistema operativo stesso, che siano la fotocamera, il microfono, gli speakers, eccetera, eccetera. Per questo molto spesso i programmi non girano o funzionano correttamente ancora sotto SX Catalina, perché oltre ad aver risolto i problemi di compatibilità con i 64 bit full, vi rimando per tutti questi tipi di problematiche ai video che trovate sotto in descrizione riguardanti OSX Catalina e riguardanti l'installazione di software audio su OSX Catalina, ci troviamo a dover gestire anche le autorizzazioni che i software richiedono online alle varie software house. In questa occasione ci occuperemo di Studio One, ma il principio è lo stesso su tantissimi altri plugin o altre DAW. Lanciamo Studio One. Una volta lanciato Studio One, andiamo immediatamente nella sezione delle preferenze del sistema operativo, nel nostro caso in inglese System Preferences o Preferenze di sistema. In questa sezione clicchiamo qui in alto dove vediamo questi Show All e entriamo nella sezione delle preferenze del sistema. La parte che a noi interessa più di tutte è quella relativa alla Security and Privacy. In questa sezione noi autorizziamo il software, nel nostro caso Studio One, ma tutti gli altri software anche che accedono a queste funzioni del sistema operativo ad utilizzare macOS X Catalina nativamente, e quindi autorizziamo l'applicazione a lavorare a stretto contatto con il sistema operativo. Vedremo infatti come dovremo buffare, in questo caso lo abbiamo già fatto, Studio One all'interno di tutte le applicazioni che utilizzano ad esempio la fotocamera, il microfono, l'accessibilità, cosa importantissima, il full disk access o accesso completo all'hard disk. Clicchiamo sul nostro lucchetto, inseriamo la password e questa volta buffiamo. Ci dirà ovviamente che Studio One andrà chiuso e riaperto. Buffiamo sia le applicazioni audio che video. In questo modo avremo completo accesso all'hard disk da parte dell'applicazione. Proseguiamo in Files and Folder, assicuriamoci che Studio One sia presente qui. Qualora non lo fosse, andiamo sempre su Macintosh HD, nel nostro caso applicazioni, e trasciniamo l'icona di Studio One all'interno di questa finestra. O in alternativa clicchiamo su. In questo caso Studio One adesso ha completo accesso al sistema operativo e possiamo procedere nella installazione anche dei pacchetti aggiuntivi di Studio One, come vedremo. Andiamo quindi su Studio One Activation e attiviamo la nostra copia di Studio One, in questo caso il Professional. Facciamo Activate, l'attivazione avverrà come vediamo, dopodiché proseguiamo con Studio One Installation. In questo caso potremo controllare tutti i pacchetti che noi abbiamo acquistato sul sito Presonus, nel nostro caso le librerie da installare, come vediamo non sono state ancora installate, e cliccare ad esempio su Purchased Items o oggetti acquistati o acquisti, troviamo tutti i plugin, in caso nostro Ampere, Ampere XT, Metal e anche i pacchetti aggiuntivi di Fat Channel XT pronti per essere installati. Clicchiamo sulla icona qui in alto del Purchased Items, facciamo installa e Studio One automaticamente adesso avrà libero accesso al nostro hard disk e quindi potrà installare tranquillamente tutti i pacchetti aggiuntivi mancanti. Terminata l'installazione di tutti i pacchetti che abbiamo acquistato, possiamo ora procedere all'autorizzazione di questi pacchetti. Ci viene chiesto quindi di attivare gli add-ons che abbiamo acquistato. Clicchiamo su Activate
Studio One si collegherà al nostro account e quindi attiverà non soltanto gli add-ons ma anche tutti i pacchetti di loop eventualmente acquistati e quindi aggiuntivi. Tutti i pacchetti sono stati quindi attivati e verranno resi quindi disponibili al prossimo avvio di Studio One. Clicchiamo su sì, Studio One verrà riavviato. Tornando su installazioni e cliccando su Purchase Items o acquisti effettuati, vedremo che i nostri pacchetti sono stati tutti installati, verranno evidenziati con installati e pronti all'uso. Nel caso specifico Fat Channel XD non è stato installato, dovremo ricorrere quindi all'uso di Studio One Hub che abbiamo già visto in un altro video. Torniamo sul nostro account Presonus e sotto My Product Software scarichiamo Presonus Hub, che serve appunto per installare e autorizzare i plugin di Fat Channel XD. Infatti da oggi Fat Channel XD è possibile utilizzarlo anche su altre DAW in modalità VST o Audio Unit o AAX, e quindi avremo bisogno del Presonus Hub. Installiamolo, clicchiamo dentro al pacchetto per poter installare le versioni dei plugin in questi formati. Autorizziamo l'installazione e nella cartella applicazioni troveremo Presonus Hub. Lanciamolo, troveremo i plugin che abbiamo già installato e dovremo cliccare sull'opzione Authorize. Inseriamo ora la password del nostro computer per autorizzare Presonus Hub ad accedere ad alcune informazioni di OS X. Ora i nostri plugin sono stati tutti attivati sul nostro computer. Come vediamo nel mio Fat Channel trovo tutte le autorizzazioni dei vari add-ons più l'Ampire e il ViewMeter. Se dovessimo cercare degli update clicchiamo su Check for Updates, aggiungiamo ancora la password del nostro computer. Come vediamo tutti i plugin sono stati autorizzati e aggiornati. Torniamo su Studio One e lanciamolo nuovamente. Creiamo una nuova song. Per verificare che tutti i plugin siano stati installati accediamo al mixer e aggiungiamo un canale. Negli insert dovremmo trovare sotto Presonus il nostro Ampire, eccolo qui, con i relativi add-ons metal che abbiamo acquistato a parte, e andando nel Fat Channel trovare anche tutti i compressori che sono stati acquistati e quindi gli add-ons dei compressori e degli equalizzatori di Fat Channel XD. E ricordiamoci sempre di procedere alla rimozione dei software di antivirus o di protezione sui firewall, perché sia OS X sia Windows potrebbero creare dei problemi per il riconoscimento della connessione verso il sito di Presonus. Quindi è consigliabile scollegarli se fossero installati oppure non installarli nella fase di installazione di Studio One. Questo per garantire una connessione con il server Presonus perfetta. Facciamo sempre attenzione a queste piccole procedure. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!